Amici e amiche di Vivi Casa Giove, supplemento del quotidiano online Vivi Campania, buon pomeriggio. Abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni il candidato per la lista civica di San Nicola in Movimento, Gennaro Mona. Gennaro, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove. Buonasera, ringrazio tutti gli elettori e tutti quelli che ascoltano, vedono e chattano su Facebook Vivi Casa Giove. Un ringraziamento a Giacinto. E, niente, vi ringrazio di essere qua per intervistarmi per questa mia campagna elettorale. Allora Gennaro, tu sei candidato alla carica di sindaco per le elezioni comunali di San Nicola la Strada e la mia prima domanda che voglio farti, quindi voglio porti proprio in questo preciso istante, è questa. Nel tuo programma elettorale descrivi il significato della parola politica, quindi descrivi in maniera accurata il termine politica ai cittadini sandicolesi. Io ora mi chiedo, perché ti sei candidato? Perché hai scelto di candidarti alla carica di sindaco a San Nicola la Strada? Allora, diciamo che la scelta è dovuta dal semplice fatto che noi siamo cittadini sannicolesi, paghiamo le tasse a San Nicola e non abbiamo servizi. Strade dissestate, rete idrica e fognaria che è quella che è, rifiuti che sono, dovrebbero essere, diciamo, un qualche cosa che dovrebbe essere all'80% come differenziata, invece paghiamo molto di più perché non abbiamo raggiunto la soglia del manco del 50%. E diciamo, quindi, essendo in prima persona cittadino e vivo la città di San Nicola, ho deciso di mettere su una squadra di persone comuni, persone che non hanno nessun interesse personale per la politica, ma semplicemente l'interesse per il bene comune della città in cui vivono. Quindi hai deciso tu il nome della lista civica San Nicola in Movimento? Il nome è stato scelto da tutta la squadra. E abbiamo scelto San Nicola in Movimento perché bisogna darsi una smossa, darsi un qualche cosa che possa, diciamo, far risollevare la città di San Nicola che piano piano è andata così com'è. Senti Gennaro, vedevo qui tra i punti programmatici della tua campagna elettorale, quindi hai parlato di illuminazione pubblica, strade disistate, piscina comunale, rete idrica fognara, ma un aspetto importante di un punto del tuo programma elettorale è la sicurezza, quindi si parla di introduzione di comitati di quartiere. Ci puoi descrivere tutti questi punti e soprattutto che cosa c'è ancora da fare a San Nicola? Allora, diciamo che sulla sicurezza vi posso garantire che siamo messi abbastanza male. Ricordiamo gli aumenti dei furti che avvengono tutti i giorni, le strade dissestate, quindi come sicurezza io intendo anche una sicurezza come strade, la viabilità, che voglio dire, se vediamo via Appia e altre zone di San Nicola dove non ci sono delle buche ma delle voragini, voglio dire, mette a rischio la salute delle persone. Quindi diciamo che noi siamo fautori dei comitati di quartiere perché, secondo il mio parere, voglio dire, il sindaco che vive tutta la città ha bisogno soprattutto di sapere nelle varie zone quali sono le problematiche di quelle zone, perché ogni zona potrebbe avere la sua problematica. Largo Rotonda, a differenza di questo emiciclo del Largo Rotonda rispetto a quello della chiesa, voglio dire, avrà delle problematiche che sono diverse. Di là ci sono molte più attività commerciali, di qua ce ne sono di meno. L'illuminazione pubblica, parliamo di illuminazione pubblica, voglio dire, noi abbiamo un costo di circa 300.000 euro annui sull'illuminazione pubblica, potremmo fare un sistema di illuminazione a LED che abbatterebbe più del 50% il costo dell'energia. Quindi, diciamo, facendo un qualche cosa, due conti, potremmo dare anche al cittadino un risparmio concreto economico. Sui rifiuti, voglio dire, noi siamo, come gruppo, come movimento, ci siamo sempre battuti. E questo perché? Io, venendo dalla città di Milano, perché ci ho abitato per 10 anni, già nel 95 avevamo la raccolta differenziata. Noi a San Nicola la raccolta differenziata la facciamo, ma non abbiamo il risultato che dovremmo avere.
Basta pensare che nella gara che abbiamo fatto il 50%, dico il 50% del ricavato della differenziata va alla società. Io dico, noi la paghiamo questa società, non vedo il motivo per il quale dovremmo dare il 50% del ricavato, che dovrebbe andare tutto nelle casse del comune e quindi abbattere la rata della tassa dei rifiuti. Poi piscina, un tasto dolente. Questo perché? Perché è stata inaugurata prima che si insediasse l'amministrazione degli Paoli e non è mai partita. Perché diciamo il comune era già deficitario, quindi le casse erano già vuote e non si poteva far partire la piscina perché mancavano i collaudi. Mancava la cabina elettrica, l'allaccio del gas e, se non sbaglio, c'erano 300.000 euro che sono andati nei debiti fuori bilancio che bisognava dare alla ditta che ha costruito la piscina. Quindi una gestione in house non si poteva fare e si è deciso di fare un bando. Adesso, se questo bando è un bando che fa entrare soldi nelle casse del comune o non le fa entrare, questo è un qualche cosa che io non sto là a precisare, ma credo che la piscina debba essere aperta, cioè dare al cittadino sannicolese la possibilità di accedere ad una piscina che è stata pagata e che noi paghiamo un mutuo mensile tenendolo a chiuso. Io voglio dire, è un qualche cosa che, voglio dire, ecco perché ci ha spinto a candidarci in qualità di sindaco, perché vogliamo realmente che la città di San Nicola sia un fiore all'occhiello della provincia di Caserta, anche perché è ben collegata, è vicino alla Reggia di Caserta, è vicino all'autostrada per Napoli. Voglio dire, anche il turismo a San Nicola non ne parliamo, le persone passano, non si fermano, non fanno niente. Voglio dire, sarebbe anche più che giusto cominciare a fare un pochettino di cultura sul territorio sannicolese, cioè cominciare veramente a far popolare, ma potrebbe essere una cosa banale, delle sagre, non so niente, voglio dire, fare un primo concerto rock e quindi proseguirlo per le varie stagioni e incrementare e portare le persone sul territorio di San Nicola. Allora Gennaro, quindi hai parlato di cultura, hai parlato di sport, come ultima domanda. Allora, la cultura è manovrata dai giovani. Quanto sono importanti i giovani? E rivolgendoti alla cittadinanza di San Nicola, perché votare Gennaro Mona alla carica di sindaco? Allora, cultura e giovani e non solo. Quindi cultura è un pochettino, per tutti. Dal bambino alla persona anziana, quindi per cultura intendiamo un pochettino tutto. Diciamo che con la cultura potremmo dare la possibilità ai giovani di organizzare e di rendere questi eventi culturali fatti in un modo che possano attrarre più giovani e diciamo che portino un indotto all'economia sannicolese. Perché votare Gennaro Mona? Uno, perché mi reputo una persona comune come tutti quanti gli altri, che è motivato solo ed esclusivamente al bene comune, quello di rendere la mia città vivibile. Io non sono un sannicolese di nascita, mi sento sannicolese a tutti gli effetti. Voglio dire, vivere la città per me tutti i giorni, visto che faccio l'infermiere, quindi vivo il territorio tutti i giorni, entro nelle case delle persone, e ascolto tutte le problematiche della città. Io credo che sia giunto il momento di veramente dare una svolta e cambiare verso la normalità. Cioè, noi, il nostro slogan che abbiamo fatto dal primo giorno che siamo nati come movimento era verso la normalità. Noi non chiediamo niente di chissà che, non chiediamo luna, non chiediamo niente, chiediamo la normalità delle cose. Voglio dire, quindi noi vogliamo il ripristino della normalità. E voglio dire, siamo una squadra di persone che vuole solo ed esclusivamente il bene di San Nicola Lastra. Basta.
Ringraziamo Gennaro Mona, ripetiamo, Gennaro Mona è candidato alla carica di sindaco con la lista civica San Nicola in Movimento. Gennaro, un saluto ai lettori e alle elettrici di Vivica San Giove. Allora, un grande saluto a tutti gli elettori e le elettrici di Vivi Casa Giove. E ringrazio di nuovo Giacinto, l'operatore, e Vivi Casa Giove che ci ha dato la possibilità di dire a tutti qual era la nostra idea di politica e di vivibilità del territorio sannicolese. Io ringrazio ancora Gennaro augurandogli un in bocca al lupo. Per Vivi Casa Giove, supplemento del quotidiano online Vivi Campania, è tutto.